Per chi mi segue su Instagram e per chi ha visto anche tutto il video dedicato al WEC, il mio primo episodio dedicato completamente a questa categoria, sa già che sono in partenza verso Portogallo per la seconda tappa di questo mondiale, Endurance, World Endurance Championship, in quel di Portimão, per la 6 ore che si disputerà questa domenica. Non vedo veramente l'ora di andare lì e fare un sacco di video, magari anche con Pure Sound, e appena passa la Cadillac il mio cuore si fermerà per qualche secondo. Volevo ringraziarvi per esservi aperti nel scorso video, nel primo video dedicato a questa categoria, perché mi fa molto piacere leggere certi commenti, commenti di persone di una certa età, persone giovani che si sono affacciate da tanto tempo, da poco tempo a questo mondo. Io mi sono aperto, vi ho detto che per me è la prima volta, diciamo, che seguo così assiduamente questa categoria e ho deciso proprio di andarla a vedere per conto mio, nessuno mi ha pagato, nessuno mi aspetta lì, nessuno mi ha implorato di andare, nessuno mi ha pagato di andare. Andrò a rivedere qualche mio amico tipo Giovinazzi, Niklas Nielsen, Antonio Fuoco, ma ho preso tutto da me, hotel, macchina, aeroporto, qualsiasi cosa. Dunque ragazzi, non ci vado per qualcosa di sponsorizzato, ma ci vado solo per pura passione. Mi metto in qualche tribuna, anzi forse tutte le tribune di Portimão, e mi voglio godere il bel meteo che mi aspetta e anche il grande spettacolo del WEC, in attesa naturalmente di Monza, perché so che molti di voi verranno e io voglio assolutamente vedervi. Detto questo, quindi preparatevi a dei contenuti a riguardo proprio dal Portogallo e anche delle live su Twitch, volevo portarvi al video precedente, il video d'apertura, diciamo, di questa serie, ma più precisamente in una piccola parte di quel video che non ho approfondito apposta per farci un video proprio a sé, ovvero il BOP, il Balance of Performance. Io mi sono sbilanciato nello scorso video dicendo che non è poi così tanto onesto e giusto, perché diciamo che va a limitare chi ha lavorato meglio, ma in realtà mi sono, diciamo, ricreduto dopo aver letto, essermi informato di più sul regolamento ed essermi informato più su questa categoria. Dunque, che cos'è il BOP? Il BOP viene comunemente usato con questa sigla, sta per Balance of Performance, dunque bilanciamento delle prestazioni in italiano. Il bilanciamento delle prestazioni prende piede nel 2005 con l'intenzione proprio di non far dominare alcun team, alcun manufacturer, ma avere delle piste dove sono più congeniali ad alcune tipo di vetture e altri tipo di piste dove altre vetture possono dire la loro. Con questo sistema si cerca sempre di livellare le prestazioni e di avere un campionato naturalmente più aperto possibile, dato che per proprio conformazione delle vetture e progettazione delle vetture sono completamente diverse tra loro. Ed è proprio questa la grande differenza a livello di regolamento che troviamo con lo sport che seguo di più in assoluto, ovvero la Formula 1. La più grande differenza tra i regolamenti dedicati alle gare endurance, ma più precisamente al WEC, l'IMSA, alle GT3, quindi l'SRO, e il campionato Formula 1 e le serie cadette, sta proprio nella libertà di progettazione delle strutture, quali motore, quale aerodinamica, quale telaio, che da una parte tipo WEC, IMSA, GT hanno meno vincoli, dall'altra invece tutte le vetture si assomigliano perché fanno parte di un regolamento specifico che va ad intaccare ogni singolo parametro, è centimetro, millimetro di una vettura. Ed è per questo che in Formula 1 abbiamo vetture tutte simili con colori diversi, qualche variazione che fa vincere un team o fa perdere l'altro, mentre nel mondo endurance abbiamo vetture completamente diverse. Quindi questo è il vero motivo del perché abbiamo un bilanciamento delle prestazioni nelle categorie dove ci sono vetture differenti e niente in Formula 1, perché, adesso voglio dire proprio un'eresia, in Formula 1 già da regolamento cercano di creare un BOP, un bilanciamento delle prestazioni, cercano di bilanciarle e far sì che non ci sia un team estremamente dominante. Poi in 70 e passa anni di storia sappiamo che non è mai stato così praticamente. E ora, cari miei, capisco perché il bilanciamento delle prestazioni non è una farsa, ma in realtà deve per forza esserci. Vediamo soltanto la Peugeot 9X8, quanto è diversa rispetto a una Ferrari 499P o una Porsche 963 o una Cadillac. Vediamo quanta differenza c'è tra tutte queste vetture, ma guardiamo anche nelle categorie della GT una Ferrari, quanto è diversa rispetto alle concorrenti, mentre nelle LMP2 sappiamo che sono tutte simili, anzi tutte uguali. Ci doveva e ci deve essere assolutamente un qualcosa che vada a bilanciare le prestazioni, altrimenti chi azzecca meglio il progetto? E non parlo solo di aerodinamica, ma anche proprio di motore. Praticamente
Tutte le hypercar quest'anno hanno un motore completamente diverso tra loro, con una parte ibrida che deve essere per forza di tot kilowatt, tot cavalli erogabili, e solo a una certa velocità può entrare il motore elettrico, mentre per Peugeot può entrare un pelo prima perché fa parte di un regolamento antecedente a quello poi modificato nel 2022, se non vado errato, ma questo proprio è boom, cioè il regolamento tecnico è un casino assoluto per il WEC. Ci voglio fare un video a riguardo per capirlo meglio, però questa della Peugeot per esempio è solo una piccolissima infarinatura. Però tutto questo ve lo dico per farvi capire che, non avendo eccessivi limiti da parte del regolamento, in qualche modo devono limitare una vettura che è prepotentemente davanti alle altre. Detto quindi cos'è il BOP, ne approfitto per dirvi anche una piccola postilla, ovvero che nelle LMP1 veniva usato il EOT, quindi l'Equivalence of Technology, che adesso mi sembra, da quello che ho capito, quello che ho letto, che è stato praticamente inglobato o comunque risucchiato dal BOP. Il BOP, bilanciamento delle prestazioni, esattamente come si fa? Pensate a una vettura dominante e come volete castrarla. Fondamentalmente così è che funziona. Quindi come si può depotenziare? Si può depotenziare tagliando un po' di cavalli, tagliando i giri motore, intervenendo quindi sul motore, sul sistema di erogazione o di erogazione massima, intervenendo sul peso della vettura e anche sull'aerodinamica, quindi diversi fattori. Ci tengo a dire che per il 99% dei casi quello che fanno per depotenziare una vettura non è visibile assolutamente, perché appunto si tratta di qualcosa sotto il cofano o proprio a livello di zavorra. Finalmente detto questo, voi direte: ok, quella vettura si è dimostrata essere la più veloce, allora la castriamo, così non andrà più veloce rispetto alle altre. Dunque ci sarà un gran combattimento, una grande lotta tra il marchio 1 e il marchio 2. E no, perché il costruttore, naturalmente, prima del 2023 faceva il furbacchione, o meglio, quel costruttore pensava ai propri interessi. Dunque cosa faceva di bello? Faceva il famoso sandbagging, che letteralmente è sacco di sabbia. Quello che facevano tutti i team prima del 2023, perché cambiate il regolamento, è di limitarsi il più possibile in determinate occasioni di test, dove venivano presi poi tutti i dati per scrivere un potenziale BOP a sfavore o a favore, per poi dare tutto quello che una vettura ha nel momento cruciale, ovvero nella gara. Perché addirittura dovete sapere che molte volte, anche nelle prove libere ufficiali e nelle qualifiche ufficiali di una gara endurance, che equivale praticamente a niente una qualifica, specie per la 24 ore di Le Mans, tutti si limitavano fino al primo giro della gara endurance, fino a che non metti piede proprio o metti le ruote in pista. E questo è un sistema che mi fa veramente ridere, mi fa godere tantissimo, perché ci abbiamo da una parte la federazione che cerca in tutti i modi di scovare i criminali, quelli che fanno i furbi. Dall'altra abbiamo i costruttori che non vogliono essere castrati, depotenziati ulteriormente, perché pensano ad avere una grande vettura, ma non sanno quanto gli altri team si stanno nascondendo, e dunque cercano di nascondersi il più possibile per avere un BOP a favore, tipo anche un aumento di serbatoio, che per Le Mans è fondamentale. Fare un PT meno vuol dire circa un minuto in meno. Caspita, cioè questo vuol dire veramente tanto. E vi parlo di hypercar, come vi parlo delle categorie inferiori, soprattutto naturalmente le GT. Questo è fantastico, abbiamo proprio la dimostrazione dell'essere umano all'opera. E vi dico che nella storia la federazione c'è cascata tante volte, perché il team, o meglio il costruttore che si nascondeva di più, casualmente era quello che vinceva, o per un problema tecnico poi non vinceva, ma che comunque era lì davanti per la gara più importante del campionato, ovvero la 24 ore di Le Mans. Abbiamo poi una dimostrazione lampante di una vettura hypercar che quest'anno ha dato tutto solo per Le Mans e che sta facendo tanta fatica nelle altre piste tipo Sebring, ovvero la Peugeot 9X8, che è stata pensata solo per i lunghi rettilinei di Le Mans e tutto quello che ne consegue. La Peugeot penserà di ottenere delle, non lo so, agevolazioni per quella gara endurance. Chissà cosa succederà. Ma, come vi dicevo prima, le cose sono cambiate. Non ci si fa più caso al sandbagging, perché nel 2023, o meglio per quest'anno, hanno, diciamo, stilato un nuovo regolamento tutto particolare per quanto riguarda proprio
il bilanciamento delle prestazioni e il non farsi fregare, in questo caso sempre la federazione che si fa uccellare, da appunto tutti i costruttori che ne fanno parte di questo campionato. Da regolamento quest'anno non si stila più un BOP gara per gara, prova per prova, ma c'è un regolamento, un BOP fisso, che non cambierà da qui a Le Mans, ma in quel di Le Mans avranno la possibilità di porre modifiche, solo perché è un evento così tanto speciale che comunque se c'è da rimettere un po' mani al bilanciamento delle prestazioni lo faranno. Ma non è che prendono il BOP, o meglio hanno preso il BOP dai test che hanno fatto all'inizio di quest'anno. Il Balance of Performance viene preso maggiormente tramite software. Il software in questione è AVL, che è praticamente un programma fotonico fantastico, che appena ho visto il sito ho detto cazzo, che spettacolo, che simula tutti i cambiamenti e tutti i dati. Una volta inseriti tutti i dati di una vettura, quello che effettivamente può fare, il raggiungimento massimo di quella vettura, e dunque viene depotenziata o potenziata a seconda di ciò che quel software effettivamente dice. Inoltre la federazione può chiedere in qualsiasi momento ad ogni costruttore informazioni riguardo al motore e non solo. Questa è un'altra grande aggiunta, grande modifica rispetto al passato. Per elaborare questo sistema ci hanno messo un po' di tempo, un po' di anni e un po' di fregature, però siamo arrivati forse a una soluzione finale, a un modo per non far fregare il sistema e non far essere così furbo l'essere umano. Un qualcosa che mi fa veramente sorridere, davvero, ma in senso positivo, perché è così bello riuscire a trovare sempre zone grigie del regolamento o riuscire a fregare il sistema pur rimanendo chiaramente regolari, semplicemente più furbi degli avversari. È strategia e io amo le strategie. Infine, nella parte conclusiva di questo video, mi ricordo benissimo proprio come il BOP ha avuto effetto negativo nei confronti della mia 24 ore di Le Mans virtuale che vi ho già raccontato in passato. Ha avuto effetto negativo positivo anche nell'SRO eSport, nel GT World Challenge, solo che edizione eSport, che ormai da diversi anni prende piede. Quindi vedo proprio il BOP come un qualcosa che penalizza a volte ma ti dà una mano altre volte. Solo che nell'eSport, in questo caso parlo di Assetto Corsa Competizione, che ha appunto le licenze ufficiali di SRO, vedo come comunque ci si prova a fare un po' i furbetti e a depotenziare, fa finta di far andare piano una Mercedes ad esempio, così da avere un BOP a favore nei confronti di McLaren, Ferrari, Lamborghini e tutte cose. Però in realtà la federazione, anche lì, chi gestisce il campionato eSport, ha dei piloti dietro, provano tutte le vetture, non partecipando poi al campionato ufficiale perché sono banditi naturalmente, per però cercare il bilanciamento perfetto in modo da garantire spettacolo. Questo è un mondo meraviglioso e io sono contento di aver parlato di questo aspetto, di quest'altra parte di regolamento che in Formula 1 non c'è proprio. E a tal proposito vi chiedo: voi vorreste il BOP in Formula 1 oppure la pensate come me, ovvero che una specie di BOP c'è già, un limite di costruzione, di progetto, di power unit, di motore, sia elettrico che termico? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. E ultimissima cosa, ultimissima, veramente poi smetto, in realtà c'è un altro aspetto che non è né BOP e né l'EOT, ovvero il Success Ballast, che viene applicato anche in alcune gare eSport che ho fatto, che sto facendo. I vincitori, praticamente i primi tre classificati di ogni categoria, hanno una zavorra aggiuntiva per il Gran Premio successivo, che può essere di 20 kg, 30 kg, 10 kg, ovviamente poi a scalare. Ecco, questo chiaramente va a penalizzare quel pilota, non il team, ma quella vettura che ha vinto, per la gara successiva. Ecco, quindi è anche questa un qualcosa di particolare, non so cosa ne pensate, però questo aspetto per esempio ti fa essere molto più strategico, perché 10 kg non fanno tanto, 30 kg iniziano a essere tanti, quindi bisogna considerare anche quanti punti guadagni se arrivi primo, sapendo che la gara dopo la tua macchina purtroppo non arriverà forse nemmeno in zona punti. Questi aspetti io li adoro. Detto questo, vi do un bacione, un abbraccio e iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e grazie mille, perché forse siamo arrivati a 80.000 iscritti, forse. Ciao!